ragazzi, 2 di 8. E ragazzi, si può dire che io questo video non lo volevo fare, però me l'avete chiesto in tantissime. Poi in effetti è un video molto carino, molto simpatico da fare, perché ragazzi oggi andiamo a reagire al mio pronostico della classifica di Serie A dell'anno scorso. Quindi vi lascio il video dell'anno scorso in alto a destra nelle schede, e io oggi me lo sono rivisto per fare poi questo video e devo dire che ho riso molto, perché ho azzeccato anche tante posizioni e però ho fatto anche degli errori gravi. Quindi vedete che comunque azzeccare un pronostico un anno prima senza vedere le squadre giocare è sempre un po' come giocare all'otto. Ovvio che più o meno un'idea te la fai, però è difficile, quindi sicuramente non è che da questo pronostico si vede se uno è competente o meno. Certo è che se uno le sbaglia tutte vuol dire che non ha un quadro chiaro proprio delle squadre, quindi vuol dire che sicuramente non dovrebbe stare qua a parlare di calcio su YouTube. Io ho visto un po' di video di altri YouTuber e devo dire che c'è uno YouTuber, quello di Roma con gli occhiali che fa gli sfo, eccolo lì, è veramente disastro da mettersi le mani nei capelli, ma non ci stupiamo assolutamente. Ragazzi, partiamo subito senza perderci in chiacchiere con la reazione. Mi raccomando, un bel like a questo video. Se vi piacciono questi contenuti ti ricordo di iscriverti al canale, di attivare la campanella e di seguirmi su Instagram. Primo link in descrizione. Ma partiamo subito. Allora, il mio pronostico. Allora, io ho messo si può non fare più questo video, basta, taglia regia, taglia. Ok, andiamo avanti. No, scherzo ragazzi, però Verona ho messo, il Verona 20esimo. Allora, Verona 20esimo, ho sbagliato raga, guardate, purtroppo errore clamoroso, Verona è arrivato nono ragazzi, quindi già partiamo male, ma vabbè, passiamo avanti. Però aspettate, una cosa ho detto giusta in quel video lì, ho detto che l'attacco del Verona non aveva una punta che segnasse tanti gol, e infatti quello è vero, perché alla fine Bologna ha distribuito i gol. Ho detto una cosa giusta, vedete, con un po' di competenza, un pizzichino ce l'ho messo anche in questa cappellata, no, alla fine. Poi andiamo avanti, e qua però, qua vi voglio, qua c'è il ghiotto competente. Allora, ho messo 19esimo il Lecce e 18esimo il Brescia, e a posizioni invertite ma sono retrocesse. Quindi qua mi prendo i meriti, diciamo che il Lecce tanti l'hanno messo retrocesso, non tutti ma tanti youtuber. Il Brescia no, il Brescia il 60% l'ha messo salvo, io sapevo che puntare su Balotelli era la scelta sbagliata, quindi nonostante qualche talento come Donnarumma, Tonali e Torregrossa che ho citato nel video, quindi sapevo avrebbero fatto bene, il Brescia è retrocesso, quindi già ho azzeccato 2 su 3 praticamente. Poi ho messo la SPAL quart'ultima, quindi anche lì vedete, sì, ho sbagliato, però avevo capito che la SPAL avrebbe fatto una stagione, diciamo, difficile. Poi saliamo, 16esimo posto ho messo l'Udinese, che invece è arrivato 13esimo, quindi possiamo darla per buona, perché alla fine si è salvata e quindi l'ho azzeccata, la posizione l'ho azzeccata abbastanza. Poi andiamo avanti, 15esimo posto ho messo il Parma, che invece è finito 11esimo, quindi diciamo che qui mi aspettavo un Parma leggermente più deludente, invece un Parma che è stato sempre in quella zona lì, 10, 11esimo, 8, quindi qua diciamo che ho ciccato un pochettino. Poi Bologna 14esimo, invece il Bologna è arrivato 12esimo, quindi qua la possiamo dare per buona. Poi Genoa 13esimo, e qua no, qua ho sbagliato, perché il Genoa 17esimo e tra l'altro ha rischiato anche di retrocedere, quindi qui ho toppato. Poi Sassuolo 12esimo, vabbè dai, Sassuolo è arrivato 8esimo, però diciamo che sapevo che avrebbe fatto un'annata da centro classifica. Poi Cagliari 11esimo e invece il Cagliari 14esimo, però diciamo che ha fatto alla fine una stagione da metà classifica, no, anzi addirittura era in Champions, quindi più o meno ci siamo, ok, riassunto del video, più o meno ci siamo, ok, potete scriverlo nei commenti. Poi andiamo avanti, Samp decima, qua no, qua proprio ho toppato, perché la Samp 15esima, ma al di là di tutto è sempre stata nelle zone basse, quindi comunque mi aspettavo una Samp con Di Francesco potesse fare meglio, nonostante un mercato l'estate scorsa deludente. Infatti nel video che lo trovate, vi ricordo, in alto a destra nelle schede, lo dissi che è un mercato non per Di Francesco, per costruire un progetto importante. Poi non ho posto Torino, qua ancora peggio, perché il Torino è arrivato 16esimo, quindi proprio qua ho toppato clamorosamente. Poi Fiorentina qua l'ho messa 8esima, invece è arrivata 10esima, quindi qua si può dire che ho azzeccato. Atalanta
Atalanta, una bella squadra, l'Atalanta, settima, settima. Eh sì, qua ragazzi non ci sono scuse, niente. Anche perché forse l'Atalanta mi sta un po' antipatica, forse per quello che l'ho messa settima. E sappiamo tutti com'è andata, non c'è bisogno di dirlo. Poi Lazio sesta, qua ho gufato e sta gufata ha funzionato, però comunque anche qua ho sbagliato. Roma quinta. Quindi vedi, i miei amici della Riomma, tac, quinto posto. Milan quarto, invece è arrivato sesto, invertito praticamente Lazio e Milan. Inter terza, e qua si può dire che ha azzeccato, perché vabbè, seconda, terza, di un punto alla fine, e di un punto, di pochi punti. Comunque, tanti l'hanno messa Inter in prima posizione, io sapevo che non avrebbe mai vinto lo scudetto. Napoli secondo, e qua vabbè, ho toppato, però voglio vedere uno che avrebbe messo il Napoli fuori dalla zona Champions addirittura. E Juventus prima, quindi qua le ho prese. Quindi, ricapitolando, ragazzi, fatemi sapere ovviamente la vostra nei commenti. Ho toppato proprio in modo clamoroso Verona sicuramente, Torino, Genoa, Atalanta e Napoli alla fine. Quelle 5 lì. Vabbè, Torino e Genoa comunque si sono salvate, l'avevo messe salve, però l'avevo messe leggermente più avanti. Però gli errori gravi sono Verona, Atalanta e Napoli, sicuramente quelli che l'avevo messe in zone diverse rispetto a quelle che sono arrivate, perché avevo messo Atalanta e Napoli, cioè Atalanta in Europa League, Napoli in Champions, invece al contrario, e il Verona l'avevo messo ultimo, addirittura non terz'ultimo, ultimo. Ed è arrivato nono, quindi complimenti al Verona. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, un bel like. Non farò altre reazioni perché pronostico di marcatori, altra roba. Io non l'ho fatto, anche perché non sono video che alla fine mi piace molto fare. Però l'anno scorso mi ricordo che lo volevate, sto video, mi avete tartassato, quindi l'ho fatto. Tanti like sotto questo video. Se volete che magari tra un mesetto ripropongo di nuovo il pronostico, perché ovviamente dobbiamo migliorarci, ragazzi. Alziamo l'asticella. Io sono qua per azzeccarle tutte. Citte è la frase che dissi l'anno scorso. Signori, vi saluto, vi ringrazio. Bella.